noi abbiamo la necessità innanzitutto di riacquisire una nostra identità. Eravamo conosciuti nel mondo per avere prima si parlava di un calcio all'italiana, potesse piacere o non piacere, ma avevamo una nostra identità che non ha impedito al Milan nel 69 e anche prima di vincere le Coppe dei Campioni, non ha impedito all'Inter sempre negli anni 60 di vincere le Coppe dei Campioni, non ha anche di perdere delle finali, comunque di essere sempre presenti a livello internazionale in tutte le competizioni. E allora era importante la Coppa delle Fiere, la Coppa delle Coppe, era importante la Coppa UEFA e quindi le squadre italiane erano comunque sempre presenti e avevamo anche una serie impressionanti di grandi calciatori. Di campioni che tecnicamente elevavano il livello del nostro calcio. E credo che quindi allora i settori giovanili, gli insegnanti, coloro che insegnavano calcio c'erano, coloro che sapevano riconoscere i calciatori c'erano e facevano di questa loro professione un vanto, un'idea fissa, qualcosa in cui credere realmente. Una mission. Oggi una missione, sì, esatto. Oggi questo non esiste più ed è sempre più difficile trovare uomini che si dedichino alla selezione e all'insegnamento dei fondamentali nel calcio, sia da un punto di vista tecnico e sia da un punto di vista della gestione tattica del ruolo, cioè il comportamento del difensore quando è difensore. Certo. Oggi si insegna la tattica di reparto subito nel settore giovanile e non si insegna anche quella tattica individuale che pur nella linea però insegna al difensore come si sta sull'uomo certo. e i concetti della marcatura, questo per parlare di aspetti di difensivi. Eravamo la patria dei grandi difensori perché avevamo i difensori che avevano la capacità di marcare, la capacità di concentrazione nel marcare. Oggi facciamo fatica a trovare quei grandi portieri, quei grandi difensori, facciamo fatica e Pirlo è ancora ormai l'ultima grandissima espressione insieme a De Rossi del playmaker, invece eravamo dei grandi fornitori di calcio a livello mondiale di centrocampisti di qualità che avevano fosforo e corsa. Stiamo perdendo questa identità, quindi è chiaro, secondo me il calcio ha bisogno di ritrovarsi prima di tutto in queste situazioni.